Sono hermetickitten o siani ed oggi sono qui per fare un video a tag. Sono stata invitata da Mix Lora 123. Se non la conoscete, andate a vedere il suo canale perché è davvero una persona molto carina e sta per raggiungere 1000 iscritti. Quindi andatela a guardare. Allora, come sapete, questo argomento, il paranormale, mi interessa. Quindi adesso risponderò a queste domande che traduco dall'inglese, così se volete fare anche voi questo video tag, consideratevi taggati tutti quanti, che a me fa piacere, e potete mettere il vostro video come risposta al video che sto facendo adesso. Allora, domanda numero 1. A quale età hai avuto la tua prima esperienza paranormale? Io direi verso i 4-5 anni. Quando avevo 4-5 anni ero comunque un individuo già formato e mi sentivo molto aperta alle percezioni di presenze, entità, spiriti e quant'altro. 2. Hai sempre creduto nei fantasmi? Sì, nel senso che io considero i fantasmi come un agglomerato di energia. Io credo fondamentalmente nell'energia. Quindi sì, se i fantasmi sono degli agglomerati di energia, ci credo. 3. Qual è il tuo posto favorito per investigare? Beh, questo può essere aperto a varie interpretazioni, ma il mio posto preferito è la mia camera e la mia mente. 4. Qual è l'oggetto che preferisci per investigare? Io direi il mio terzo occhio, ovvero quel senso, quel sesto senso che abbiamo, quindi chiudere gli occhi ed esplorare quelle percezioni. Quello è il mio mezzo preferito. 5. Qual è stata la tua esperienza paranormale più spaventosa? Beh, ne ho avute parecchie, però diciamo che l'esperienza più spaventosa è stata quando non riuscivo a controllare quello che percepivo. Quindi sentivo la presenza di qualcosa e questo qualcosa mi stava quasi soffocando. Quindi quella è stata un'esperienza molto spaventosa. Mentre 6. Qual è stata la tua esperienza paranormale preferita? Io ne ho avute tante, diciamo che la cosa più bella è quando le energie che si chiamano ci rispondono e entrano in armonia con il nostro essere. Non so se questa spiegazione può essere comprensibile, però sì, quando si intravedono le forme di quella particolare energia e la si sente fluire nell'essere. 7. Conosci qualcuno personalmente che ha esperienze col paranormale? Certo, e la maggior parte delle persone e dei conoscenti, insomma, che praticano esoterismo e hanno esperienze col paranormale, ne sono fondamentalmente affascinati e sorpresi. 8. Hai avuto problemi a convincere amici e famiglia delle tue esperienze col paranormale? Veramente no, perché i miei amici più stretti sono molto aperti all'argomento, mentre per esempio mia madre è peggio di me, nel senso che legge la mente delle persone senza neppure sforzarsi di farlo. Oppure lei stessa ha avuto esperienze paranormali. Quindi no, nessun problema per ora. 9. La tua serie TV o il film paranormale preferito? American Horror Story, Carrie, lo sguardo di Satana di Stephen King, che è un libro, ma in realtà ci hanno fatto un film. E tutto ciò che contiene vampiri, però non so se può essere. 10. Quale sarebbe il tuo
posto da sogno, insomma, che posto sogni di investigare? Io penso un castello in qualche nazione nordica, un castello abbandonato con una storia originale. 11. Preferisci investigare da solo o in gruppo? Io dico da sola, perché per me tutto ciò che racchiude la dimensione invisibile deve essere individuale, quindi definitivamente da solo, a meno che non sia con il proprio maestro o un compagno che condivide gli stessi obiettivi e ha un'energia molto simile alla nostra. La tua casa è infestata? Beh, io la purifico molto spesso, quindi direi che infestata in senso negativo non lo è allo stato attuale, però qualche volta è stata infestata non in senso negativo e la cosa non mi è dispiaciuta. 13. Hai mai avuto esperienze paranormali con gli animali? Sì, nel senso che spesso ho avuto la sensazione che il cane di famiglia potesse in qualche modo percepire le energie che io non riuscivo a inquadrare. Però un'esperienza paranormale che ho avuto con gli animali continua a riprodursi nella mia vita quotidiana, perché ogni momento importante in ogni momento importante trovo piume di corvo dovunque io vada, o comunque di animali di quel tipo. Quindi sì, queste sono tutte le domande, spero di essere stata esauriente e vi invito a rispondere anche voi a queste domande. Un caro saluto!